Allora, buonasera a tutti, un saluto affettuoso per la vostra numerosa partecipazione a questa serata dove vi abbiamo invitato per dar luogo alla presentazione della lista civica Operativi per Paglieta. Una lista composta da persone che hanno volontà di affrontare il difficile cammino amministrativo che spetterà a chi riuscirà a vincere nelle competizioni elettorali che ci si può aperto nel prossimo mese. Ufficializzo la mia candidatura a sindaco alle prossime elezioni comunali del 26 maggio ed ufficializzo i candidati a consiglieri seduti qui di fianco. Voi tutti mi conoscete, sapete cosa faccio da anni per il nostro paese, sapete il mio impegno su tanti fronti con l'unico intento di portare in giro il nome di Paglieta con orgoglio. Il mio impegno nello sport e nel sociale e le mie competenze, che magari non saranno eccelse nell'eloquio e nel fare comizi, ma sicuramente saranno utili per l'operosità e la caparbietà nel raggiungere gli obiettivi. Abbiamo scelto uno slogan rappresentativo della nostra lista che è Crea, credi, hashtag condividi. Crea perché siamo un gruppo nuovo, credi perché crediamo fermamente in quello che vogliamo fare e condividi perché vogliamo fare con voi, con tutti voi. Allora, presento la lista e la squadra. Roberto Chiavelli, 52 anni, operaio. Marco Paolo Di Nucci, 56 anni, commerciante. Canzano Andrea Cimini, 33 anni, giovane imprenditore. Marco Giovannangelo, 38 anni, dirigente aziendale. Carlo Vitelli, 34 anni, architetto. Adina De Vitis, 48 anni, insegnante. Giandomenico Costantino, 34 anni, operatore su navi da crociera. Sara Di Matteo, 31 anni, agente di polizia penitenziaria. Martina Cericola, 29 anni, laureante in farmacia. Mancano due persone, uno per problemi familiari e l'altro per problemi di lavoro, che sono Giuseppe Dinella, 33 anni, e Silvana Cicchetti, 46 anni, entrambi operai. Il nostro intento, come scritto nel programma amministrativo che andrò ad illustrare, è quello di far sì che si possa tornare in un clima che io chiamo paese del buonsenso, di avere una fattiva collaborazione con tutti voi e l'amministrazione, aprire al dialogo, dare ascolto e, dove possibile, realizzare quelle istanze che possono dare un contributo alla causa di Paglieta. Il nostro programma si basa su pochi punti che noi riteniamo indispensabili per dare linfa al nostro Paese. Al primo punto del programma abbiamo inserito l'ambiente e il turismo. Programmare uno studio di fattibilità per la realizzazione di fonti di energia rinnovabili, eolico e solare, in modo da prevedere un abbattimento di alcune spese comunali e favorire alcuni servizi ai cittadini. In questi anni, a dire il vero, sono stati realizzati alcuni impianti di fotovoltaico che hanno permesso un grosso risparmio sul consumo elettrico, soprattutto e specialmente sugli impianti sportivi. È nostra intenzione continuare su questa strada, magari dando un'occhiata alla possibilità di impiantare qualche struttura eolica, sempre che vi siano le giuste cause di impatto ambientale. Sistemazione di un'area comunale per i rifiuti ingombranti. Conosciamo le difficoltà per lo smaltimento di tali rifiuti.
Lo scempio che troviamo in vari anfratti lungo le strade e soprattutto lungo il corso del fiume Sangro, dovuto sia alla maleducazione di alcuni, ma anche ad una gestione un po' complicata per effettuare tale tipo di smaltimento. Revisione del servizio di nettezza urbana e ottimizzazione dei cestini per la raccolta differenziata, con aggiunta di distributori per la raccolta di rifiuti organici per i cani. Maggior impegno per la sicurezza dei cittadini e realizzazione di un'area DOG. L'apertura di un canale di dialogo con gli esercenti commerciali per l'ottimizzazione degli orari di apertura-chiusura, eventi e spazi di occupazione del suolo pubblico. Incentivazione di apertura di nuove attività commerciali. Ci sembra opportuno avere un dialogo costruttivo con i gestori di tale attività, magari prima di fare scelte che potrebbero deficitare il loro lavoro. Il potenziamento della promozione del territorio comunale attraverso la collaborazione di Proloco e di altre associazioni e il completamento con la regolamentazione dell'albo delle associazioni. Promozione di un gemellaggio con paesi della comunità europea e promuovere e favorire la nascita di un oratorio in pianura. Il secondo punto del programma riguarda l'urbanistica e i lavori pubblici. Vorremmo realizzare uno studio di fattibilità di una variante al piano regolatore generale, con la possibilità di detassare i residui di particelle di terreni derivanti dai frazionamenti. Sappiamo tutte le problematiche legate al piano regolatore attuale. Vorremmo dare possibilità di sfruttamento a chi effettivamente ne ha bisogno e soprattutto cercare di sgravare quelle particelle in cui non vi è assolutamente possibilità di costruire. Infatti esistono molte situazioni di pezzi di terreno edificabili che sono talmente piccoli da non consentire, da non averne alcun beneficio. Questo vale anche per i comparti siti soprattutto in pianura. La rimodulazione e il rilancio del piano degli insediamenti produttivi, dando la priorità alla riconversione e il rilancio delle strutture abbandonate. Nel nostro comune esistono molti insediamenti non più utilizzati e quasi all'abbandono. In previsione di un eventuale sviluppo per alcune tipologie di attività, e questo ci darà lumi l'assessore Campitelli che sta arrivando, l'assessore regionale all'urbanistica, è nostra priorità far sì che prima di poter acconsentire nuove costruzioni, bisogna fare in modo che si possa utilizzare quello che è già in essere, in modo da ridurre al massimo l'impatto ambientale e allo stesso tempo consentire lo sviluppo sul territorio. Trovare realtà industriali e commerciali ed incentivarli ad investire nel territorio. Ampliamento del cimitero e sistemazione di Viale Mazzini. Realizzazione di un manto sintetico al campo sportivo. Qui il discorso è un po' delicato, certamente non si andranno a ledere le casse comunali, visto i costi che sono abbastanza elevati, ma sicuramente si dovrà procedere tramite i finanziamenti del credito sportivo con la possibilità di sfruttare anche i finanziamenti parzialmente a fondo perduto e in parte a tasso agevolato. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali e il ripristino di quelle rurali, rinnovare l'impegno con province e prefettura per deviare il traffico delle bisarche sulla superstrada. Questo è un problema annoso oramai che tutti conosciamo e a tutti pesa. Ed anche qui sono state già avviate dall'amministrazione in corso, sia con la provincia che con la prefettura di Chieti, di cercare di trovare una soluzione che poi è una sola, quella di impedire l'ingresso di tali mezzi, che in media ne sono circa 400 al giorno, già dalla statale 16 all'imbocco presso il bosco di Torino di Sangro, in modo da far proseguire i mezzi direttamente sulla superstrada Fondovalle,
Anche qui mi appello all'assessore Gambitelli e poi gli rinnoverò l'appello appena arriverà. Adesso abbiamo solo Enzo Pellegrini, l'architetto, che fa la segreteria per il momento, per una sua fattiva collaborazione. Potenziamento dei sistemi a rete, idrica, fognaria, metaniferica ed illuminazione. Completamento della sistemazione della piazza di San Ganziano e dell'ex camiceria. Ricordo che dopo decenni di assoluto abbandono si è dato possibilità a varie associazioni di avere una sede e soprattutto grazie al nostro impegno alla realizzazione e la sistemazione con l'asfaltatura del piazzale dove si svolge l'annuale festa di San Ganziano. Ristrutturazione della Fonte Vecchia, potenziamento dell'impianto di videosorveglianza per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. Qui contiamo di fare e completare la videosorveglianza dei vari ingressi di Paglieta e di Piazza Roma, grazie anche al nuovo decreto sicurezza ultimamente approvato alla Camera e che ci permetterà di accedere a dei fondi previsti. Interventi sugli immobili comunali adibiti ad abitazioni popolari da affidare alle famiglie pagliettane in difficoltà e manutenzione del vecchio municipio sito in largo del castello. Rivedere le normative in vigore ai fini della sistemazione delle case abbandonate e fatiscenti con pericoli di sicurezza e igienico-sanitarie presenti nel centro storico e nelle zone limitrofe. Approvando e mettendo in opera anche un piano colore che possa dare immagine al paese. Realizzazione della benzina di copertura e protezione di sicurezza nella piazzola di fermo autobus sita davanti all'Istituto Agrario. Intervento sull'immobile comunale sito a Roma. Abbiamo intenzione di ricontattare l'ente provinciale per poter riutilizzare le strutture e i terreni adiacenti all'Istituto Agrario lasciati in abbandono, magari dando possibilità a chi ne avesse bisogno e non ne possiede di sfruttare gratuitamente i terreni anche con la formula dell'orto di famiglia e allo stesso tempo non avremo qui quegli appezzamenti, più quegli appezzamenti lasciati all'abbandono e all'incuria. Questo potrebbe essere possibile grazie a una legge che è in itinere in questo momento, che si chiama Banca della Terra, in cui alcuni cittadini, chi non possiede terra, chi non possiede cosa, non ha i possedimenti e vuole, ha voglia di fare anche a livello familiare delle piccole colture, tramite l'amministrazione comunale che dovrebbe fare da mediatore, può acquisire a titolo gratuito questi terreni a patto che li tenga in coltura. Affidamento ad associazioni privati dei parchi Umberto Pariani e Nicola Forte per la valorizzazione e la facilitazione dell'utilizzo per i cittadini. Sistemazione ed ampliamento dei due piccoli parco giochi presenti in pianura con la realizzazione anche qui di un'area dog. Revisione e modifica della viabilità urbana e ripristino sosta ed orario, ad orario su Corso Vittorio Emanuele. Sistemazione delle gradinate tra Piazza Roma e Viale delle Rimembranze e quella adiacente alla Chiesa di San Rocco. Come ultimo punto del programma abbiamo messo la ultimo ma non ultimo, cultura, istruzione e sociale. Cercare di rimodulare i fondi per il sociale in modo da soddisfare i bisogni e le risorse del territorio e poter efficientare la rete dei servizi alle persone. Rivedere la collaborazione con l'ente d'ambito sociale per i fabbisogni del nostro comune. Pianificazione dei progetti validi per rispondere alle opportunità finanziarie che provengono da Regione, Stato e Europa. Creare strumenti istituzionali atti a prevenire la violenza, affermare i diritti dei minori, degli anziani e dei disabili, contrastare le dipendenze e consolidare la sicurezza dei cittadini. Potenziamento
proseguire la progettazione nell'ambito del Servizio Civile Nazionale, efficientare i servizi dell'asilo nido comunale, continuare con la collaborazione attiva e costruttiva tra amministrazione comunale ed istituzione scolastica, ottimizzando le strutture e i servizi, soprattutto in ambito culturale, civico e sociale. Attuare iniziative atte a riscoprire e valorizzare le tradizioni e le caratteristiche ambientali del nostro paese. Ricollocare la festa patronale di San Giusto Martire nei compiti dell'amministrazione. Collaborare con la Chiesa locale e gli enti caritativi di solidarietà territoriali nel rispetto delle specificità degli ambiti di intervento. Potenziare i servizi della biblioteca comunale. Organizzazione dei lavori di lettura e scrittura, organizzazione di attività di doposcuola, rinnovo del patrimonio librario, attivazione di uno sportello socio-psicopedagogico al servizio di alunni, insegnanti, genitori e mediatore culturale. Programmazione a cadenza semestrale di incontri con la cittadinanza presso questa sala con discussione sull'attività amministrativa. Questo è ciò che abbiamo scritto nel programma e che vorremmo realizzare. Siamo consapevoli delle difficoltà che questa avventura comporta, ma siamo altresì convinti di quello che vogliamo fare. Come vedete, questa lista, oltre a rappresentare più o meno tutte le realtà politiche di Paglieta, è composta da persone che nella loro realtà compongono tante professionalità e le svolgono con grande successo. Sono altresì convinto che difficilmente si può mettere insieme un gruppo così capace e volenteroso. Questo gruppo è nato nel corso di svariato tempo. Si è lavorato da almeno 2 anni sulla costruzione di questo gruppo e si è voluto creare quella sintesi di capacità e di gioventù che sia in grado di portare quelle idee nuove, giovani ed efficaci, in grado di dare una svolta, una vera svolta. Non è facile mettersi in gioco, non è facile metterci la faccia, ma insieme vogliamo creare perché noi ci crediamo e vogliamo condividere le idee e il percorso che ci attende. Grazie. In attesa che arriva l'assessore Gambitelli, qua abbiamo Enzo Pellegrini che magari ci può anticipare qualcosina, anche perché fa parte della segreteria dell'assessorato, magari ci riesce a dare qualche notizia. Puoi venire qua, no? Grazie a tutti, grazie a te Filippo e a tutta la squadra che ha raccolto, diciamo, questa sfida. Una sfida importante che dunque comporta un impegno molto gravoso per chi oggi intende amministrare e si mette in gioco per amministrare un comune. Le difficoltà sono tante, però io sono convinto che questa squadra, con la volontà che ha messo anche nei giorni precedenti che ci siamo visti, diciamo, per la formazione del programma e della lista, la volontà che io ho visto, ho notato in queste persone sicuramente darà buoni risultati. Quindi è veramente un lavoro che vi aspetta e che vi attende importante e che tutti questi cittadini, ma non solo quelli che stanno qua, ma tutta la popolazione di Paglieta, si attende per ben governare il comune. Io veramente faccio l'in bocca al lupo a te, Filippo, ma a tutti i candidati consiglieri e a tutte le persone che sicuramente vi staranno vicini perché con la loro forza, stando vicino a tutti quanti voi, potete arrivare al successo. Quindi, il lavoro è duro, però voi sicuramente riuscirete in questo intento. Cosa posso aggiungere? Semplicemente un solo fatto. Io vedo che un valore che non bisogna trascurare è quello di cercare di avere una filiera amministrativa. Credo
Che voglio dire? Significa che un comune, se riesce ad avere una filiera diretta con gli enti sovraordinati, in questo caso la regione, fino ad arrivare al governo, sicuramente è un qualche cosa in più rispetto alla normalità e rispetto a chi non ha questa possibilità. Quindi Filippo è un uomo che si è impegnato da tempo in questo progetto nuovo che ha coinvolto, diciamo, la nostra nazione tutta, perché c'è stato un cambiamento complessivo della geografia politica della nostra nazione. Si è impegnato, ha già dimostrato quindi a tutti gli organi di governo sovraordinati, finanche quelli di partito, che è una persona seria, una persona corretta, una persona che lavora e si impegna per la propria comunità. Voi sicuramente lo conoscete meglio di me, però anch'io lo conosco ormai da un bel po' di tempo e ho potuto apprezzare queste sue capacità, che per chi si mette in gioco per ricoprire la carica di sindaco sono qualità indispensabili per poter ben governare. Quindi questa filiera cercate di sfruttarla al massimo e quindi cercate di portare a casa questo risultato, cercate di vincere questa competizione elettorale per avere comunque dei risultati favorevoli per la vostra comunità. La nostra posizione, rappresentante in giunta regionale, quindi che è Nicola Gambitelli, che è stato eletto, diciamo, sul nostro territorio con un consenso che è andato oltre tutte le aspettative, è persona molto attaccata al suo territorio e quindi anche a questo, e quindi sicuramente non farà mancare la propria attenzione verso le esigenze che verranno proposte e che quindi arriveranno dalle vostre, da questo comune e quindi da vostre istanze. Quindi è un lavoro che è difficile. Abbiamo trovato una regione distrutta, una regione che purtroppo dopo l'era d'Alfonso è complicata rimetterla su. Ci sono situazioni aberranti che abbiamo trovato con un completo deserto, in special modo sulle strutture regionali, ma strutture non nel senso fisico, ma negli apparati burocratici amministrativi che purtroppo mancano. Del personale minimo indispensabile per portare avanti le cose. Cioè, lì siamo in condizioni che ci sono alcuni servizi che non ci sta la persona che scrive materialmente la delibera. Quindi, in settori importanti come la sanità, non è che sto parlando di settori secondari. Quindi, è veramente un qualche cosa su cui la nuova giunta si sta impegnando e si deve impegnare tantissimo per cercare di riorganizzare il tutto per portare qualche risultato a compimento. Non è solo una questione di fondi, di risorse che tutti quanti si lamentano, quello sicuramente è sempre stato un problema ed è un problema di tutti gli enti, ma lì il problema è ancora più grave proprio per un deserto che è stato lasciato dalla precedente amministrazione. Considerate anche che la regione è per oltre un anno è stata praticamente completamente ferma perché D'Alfonso, come sapete, dal 4 di marzo dell'anno scorso, quindi oltre un anno fa, una volta eletto senatore, praticamente ha smesso quasi completamente l'attività, anche se poi è andata avanti con l'attività del vicepresidente, però diciamo che si è fatta solo l'ordinaria amministrazione, quindi non c'è stato un fermo totale, tant'è che oggi arrivano problemi da tutte le parti di situazioni che sono rimaste ferme al palo e quindi attendono dei risultati. Quindi il mio è veramente un in bocca al lupo a questa squadra, a voi tutti, cercate di lavorare sodo, cercate di contattare tutte quante le persone, tutti quanti cittadini, non lasciate nulla di intentato perché la battaglia sicuramente sarà dura, però io sono convinto che riuscirete nel vostro intento. Quindi un in bocca al lupo a voi tutti e a tutti i cittadini di Paglieta e colgo l'occasione per dare il benvenuto all'assessore Nicola Gambitelli che è appena arrivato, che sicuramente vi porterà il vostro lavoro.
passo la parola all'assessore, questi scoppiatori ancora così. Per precisione e per essere giusti, devo dirvi che avevo invitato anche il consigliere D'Aglieri dei 5 Stelle, il quale purtroppo è impegnato in Salento e non è potuto venire. Quindi ti tocca fare tutto il discorso. Grazie. Sto in piedi. Grazie, buonasera a tutti. Chiedo scusa per il ritardo, ma purtroppo gli impegni sono molteplici sul territorio. Poi non è più solo la provincia di Chieti, ma è tutta la regione Abruzzo. E con vero piacere che stasera ho accettato l'invito da parte di Filippo, da parte di tutta la sua squadra. Conosco bene o male quasi tutti, ci siamo visti già in qualche altra occasione e so che comunque è una squadra forte, fatta un mix tra esperienza e nuove leve e quindi che sia veramente una squadra forte che possa determinare anche un cambiamento, non perché ce ne sia effettivamente bisogno, perché comunque Paglieta, voglio dire, ci sono amministratori uscenti, però voglio dire, credo che sia magari anche opportuno cominciare a rappresentare un certo cambiamento, sia quello che noi abbiamo iniziato a livello nazionale, ossia la rivoluzione del buonsenso, l'abbiamo portata avanti a livello regionale. Credo che anche a livello locale, a livello diciamo di tutti i comuni sia opportuno, voglio dire, un cambio di marcia, anche perché le esigenze cambiano di giorno in giorno e quindi anche da periodo a periodo. Noi a livello regionale, io sarò al vostro fianco, l'impegno lo voglio prendere già da questa sera. Credo che Filippo possa essere effettivamente il sindaco di Paglieta e potrà contare sicuramente su una regione amica, ma soprattutto su una persona come il sottoscritto che sarà al suo fianco, ma al fianco di tutti i cittadini di Paglieta, perché Paglieta ha una zona industriale importante come la Val di Sangro che purtroppo in questi ultimi anni è stata dimenticata. Il mio compito è quello di spostare il baricentro dell'interesse regionale sul nostro territorio. Qualcuno mi ha detto sì, ma tu sei l'assessore di tutta la regione, è vero, però è anche vero che qualcuno prima di me ha spostato il baricentro su altre province. Allora il mio compito è difendere i cittadini del mio territorio, che purtroppo in questi anni sono stati dimenticati, non solo dal punto di vista, da tutti i punti di vista, dal punto di vista infrastrutturale, sanitario, dal punto di vista lavorativo. E quindi il nostro compito è quello di riportare l'attenzione di questo governo regionale su questo territorio. L'abbiamo cominciato a fare, tant'è che da pochi, ormai siamo arrivati a un mese di governo, abbiamo sbloccato 16 milioni di euro del master plan per la viabilità, di cui 4 milioni vanno in Val di Sangro, 3 per l'Alto Sangro e 9 per il Vastese. Abbiamo finanziato 4 milioni di euro per la Fondo Valle Treste. Abbiamo dato 57.000 euro a ogni comune al di sotto di 2.000 abitanti, sempre per la viabilità. L'abbiamo detto in campagna elettorale e l'abbiamo fatto in queste prime settimane di governo regionale. A livello sanitario c'è tanto da fare, abbiamo il problema dell'ospedale di Atessa. E non mi piace dare numero all'otto, io l'ho detto, siamo in una fase di studio, vogliamo capire, non siamo quelle persone che vanno negli ospedali a stappare bottiglie di spumante per poi essere smentite il giorno dopo dallo stesso direttore, ma noi vogliamo capire e soprattutto dire la verità alle persone, così come l'ospedale di Atessa, l'ospedale di Lanciano, l'ospedale, tutti gli ospedali. Basta con le prese in giro, bisogna essere seri e bisogna essere onesti, soprattutto quando parliamo di sanità, perché parliamo della salute dei nostri cittadini. Però anche qui abbiamo dato un primo segnale, abbiamo assunto tra
l'ospedale Lanciano, l'ospedale di Vasto, già 30 medici. Non perché, perché purtroppo oggi noi abbiamo delle strutture dove abbiamo tanto personale, però mancano i professionisti. Questo è il vero problema. Mancano i medici, mancano gli ingegneri, avvocati, invece abbiamo pieno gli uffici di persone che fanno le fotocopie. Questo è il dazio che paghiamo di una politica, purtroppo, una cattiva politica negli anni. Io non voglio dilungarmi più di tanto. La mia presenza stasera è soltanto per dire un in bocca al lupo a Filippo, a tutta la sua squadra. Filippo lo conosco ormai da anni, è un combattente, uno che non si arrende, è una persona acqua e sapone, è una persona leale, è una persona intelligente, è una persona che sa che cosa significa amministrare, perché comunque ha anche un'esperienza amministrativa, ed è una persona corretta, è una persona che io voterei se dovessi scegliere il candidato sindaco nel mio paese o nella mia città. Quindi ribadisco di nuovo a tutti quanti voi la mia disponibilità a collaborare in futuro affinché Paglieta e la nostra zona possa di nuovo tornare ad essere quello che tutti quanti noi immaginiamo. Grazie. Ringrazio gli interlocutori che hanno speso tutte queste parole nei miei confronti. E, niente, io concludo la serata così, sperando di essere stati abbastanza esaustativi per quanto riguarda le argomentazioni trattate. Grazie. Thank you.